Ciao a tutti, siamo qui a Roasio per provare quella che sarà la terza prova della Coppa Piemonte MTB 2015. Siamo in compagnia del nostro amico Marco, che ci accompagnerà lungo il tracciato per verificare quali sono le caratteristiche della gara che ci spetta. Dimmi un po', hai qualche notizia durante la gara? Vediamo un pochettino, se prima volta in Coppa Piemonte, prima volta di una gara abbastanza importante. Speriamo che il tracciato vi piaccia, sarà come essere su Marte, perché qui è il terreno un po' particolare, via. Speriamo che ci sia un bel afflusso di gente e speriamo di farvi divertire. Ecco. Questa è la prima volta che organizzate questa gara, vero? Prima volta come gara importante, prima volta come Coppa Piemonte. Un buon inizio, dai. Sì. Adesso andiamo a vedere cosa ci spetta, il tempo speriamo che ci assecondi. Siamo in compagnia di un nutrito gruppo di biker della squadra delle Rive Rosse e niente, andiamo sul tracciato a vedere cosa ci aspetta. Ciao, a dopo. Ciao a tutti. Ciao. Ok, possiamo andare. Allora, siamo sulla piazza che ospiterà la partenza della gara della Gran Fondo del Bramaterra e adesso Marco ci spiega cosa ci aspetta nel primo tratto del percorso. A te, Marco. Allora, questa qui è la partenza, qui sarà la piazza dove saranno allestiti i vari gazebo e tutto quello per riguarda la gara. La partenza sarà tutta in asfalto fino al primo bivio che troviamo, dove c'è un rampone di circa 400 metri sempre in asfalto. La prima parte è tutta in asfalto, scorrevole, non ci sono problemi. Si rientrerà poi nel bosco, diciamo, da una parte in discesa e lì comincerà il bello, il parco giochi, il divertimento. Quindi il lancio è che lunghezza sarà? Sì, il lancio sarà 1,5 km, anche 2, diciamo, abbastanza fattibile, facile, a parte questo rampone che metterà a posto le gambe un po'. Okay. Tutto, ecco. Va bene, allora partiamo, proviamo e lungo il tracciato vi spiegheremo il tutto. A dopo, ciao. Ciao. We'll be right back.
Allora, ci siamo lasciati alle spalle la prima parte della gara, dove ci sarà un po' di bagarre perché il tratto di selezione è un po' corto, quindi si arriverà più o meno tutti in gruppo. L'asfalto c'è un tratto di sterrato molto veloce, dopodiché entriamo in un single track. Esatto, molto corto, 500 metri in discesa, poi subito in salita, dove si va direttamente su uno slancio che ci porta sulle colline delle tenute sella appunto del Prematerra, e poi qua siamo tutto su un piano in pianura che qua è tutto da pedalare, da spingere, per poi risalire fino all'ultimo pezzo che inizia a salire con una salita molto tosta che ci porterà poi sul punto più alto della gara. Ok, perfetto, allora andiamo a vedere cosa ci aspetta e sempre in sella, ciao a tutti. Ci siamo appena lasciati alle spalle un tratto di single track, sia in salita che in discesa. Il tratto in salita è abbastanza tecnico da pedalare. Abbastanza, quindi... soprattutto l'ultimo strappo con proprio un single track, quindi passaggio obbligato uno alla volta, con abbastanza pietra, quindi fondo trucciolevole. E con questa parte qua si conclude il primo anello della gara, che è di circa 10 km. Quindi adesso poi ci si avvia verso la salita più lunga di tutta la gara. E quello che vedete alle mie spalle è un toboga eccezionale, da guidare, divertentissimo, sarà lungo un po' meno di un chilometro e c'è da divertirsi. Se il buongiorno si vede dal mattino sarà sicuramente una bella gara. Ci vediamo dopo. Salite abbastanza importanti, non lunghe, corte, ma importanti.
troviamo a circa una quindicina di chilometri dalla partenza. Abbiamo superato diverse rampe, tutte dure, e alla fine il dislivello si è fatto elevato. Quanto siamo qua di dislivello? Ah, circa 750-800 metri di dislivello comunque. E qua siamo sulla cima più alta del percorso. Quindi sì. Adesso ci accingiamo a prendere un single track, che da quello che si è visto fino adesso sicuramente sarà divertente. Abbiamo il nostro amico argentino, che si chiama qua? Matias Armando. Cosa appunti qua? Appuntiamo a essere sul podio e fare una buona rappresentazione per la squadra. Ok. Quindi... la squadra, siete una bella squadra fiatata, quindi... Sì, abbastanza. E qua non ho ancora presentato il nostro amico Emanuele, che ci sta aiutando nelle riprese. Andiamo a vedere cosa ci aspetta, dai. Ciao. Ciao. Nell'intervento che abbiamo fatto prima eravamo a 15 km e ci apprestavamo a prendere un single track in discesa. Prestate attenzione a questo single track, perché è un single track abbastanza tecnico. Soprattutto se, se piovesse un pochettino sarebbe anche una bella cosa, perché adesso è tanto sdrucciolevole. Quindi poi c'è un bel tratto da spingere. E adesso dove stiamo andando? Adesso abbiamo appena lasciato Sostegno, andiamo su verso la chiesetta di San Bernardino, sempre sotto il comune di Sostegno. Ci dirigiamo verso Azei, dove troveremo una diga. La diga la attraversiamo e proseguiamo verso Curino. Ok. Intanto lungo il tracciato abbiamo trovato uno dei migliori biker piemontesi, qua il Max Biola. Non esageriamo. Un macigno, no. Compagno di tante avventure. Beh, quello sì. Dai, stai bene? Sei in forma? Sì, sì, oh. Sì, abbastanza. Mo non posti rapporti? Tieni un po' sì, più. Sì, adesso è quella che uso da battaglia. Dai, continuiamo, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.
Siamo a circa 34 km di gara e siamo nella zona denominata il Galletto. Qui il Galletto, giusto? Lo vediamo. Ci prestiamo a entrare in un tratto che sembra di essere alla Rock. Il terreno sembra lo stesso della Rock. E dimmi un po' come. Adesso è un single track, bisogna stare abbastanza bottonati perché è un po' impervido, si scivola tanto, stretto, ci sono delle belle carreggiate, saranno circa 3 km di discesa in single track. Bello, divertente. Arriviamo sotto la diga, che noi la vediamo avanti a noi, e dopo di lì faremo l'ultima salita impegnativa e okay, ci sono gli ultimi chilometri. Andiamo a chiudere il tracciato. Continuiamo, ciao a tutti. Abbiamo appena finito un tratto che io penso sia il più duro della gara. Primo perché è più impegnativo a livello di pendenza, secondo perché è a fine gara, quindi è dura. Quando vedete questa chiesa, da qui in poi è tutto, direi, un mangiabevi che ci porta verso il traguardo. Salite impegnative non ce ne sono più, quindi, però arrivare fino a qui sarà tosta, ragazzi, mi raccomando. Ragazzi, non prendetela sotto gamba anche se è una gara collinare, questo qua è un lungo cross country. E i ritmi saranno sicuramente alti, quindi a questo punto qua si pagherà pegno. Montate un bel 30 perché col 32 qua si fa decisamente fatica. Mangiare qua dove trovate posto, qui dovete cercare tra un passaggio e l'altro di riuscire a buttare giù qualcosa e andare avanti. Continuiamo, ciao. Ciao, ciao. We'll be right back.
Abbiamo appena concluso la ricognizione della Gran Fondo del Bramaterra, che si terrà il 10 di maggio, valida come terza prova della Coppa Piemonte MTB 2015. E devo dire che, pur essendo una gara collinare, è una gara che si rivelerà decisamente dura, perché ha dei begli strappi belli duri e non riesci mai a prendere il ritmo, quindi la gara sarà sicuramente impegnativa, classica piemontese. Quindi abbiamo qui Marco, che ci ha accompagnato per tutto il giro, Mattias. E Mattias, che è un elite, quest'anno fa anche tutta la Coppa Piemonte e cercherà di portare il risultato. Sì, cercheremo quello, poi anche per la mia nazione, già averne, gareggiare qua in Italia è anche buono. Questo è argentino? Argentino, sì. Ok, allora un grosso in bocca al lupo per la tua stagione. Ti ringrazio e ancora per te. Ragazzi, che dirvi? Venite a divertirvi, venite a conoscere il territorio delle Rive Rosse, vi aspetto. C'è da divertirsi, perché qua veramente i single track sono veramente di livello, quindi un ringraziamento a Marco. Grazie. Grazie della mattina, grazie. E della compagnia, grazie. E sempre in sella. Ciao a tutti. Ciao.